Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, sono Vittorio Benedetti dell'ufficio Primary Market di Borsa Italiana, un ufficio che si occupa di fondamentalmente incontrare aziende potenzialmente quotabili e in particolare io sono nel team piccole e medie imprese. Il mio intervento sicuramente per voi in questo momento non è interessante quanto quello del dottor Corbetta. In quanto non ci sono prodotti, almeno in Italia, specifici per le start-up, quindi mercati di quotazione per una vera e propria start-up. Ma può essere interessante, magari in un secondo momento, in futuro, in quanto dal 2009 è stato creato un mercato per le piccole e medie imprese. Quindi dove si possono quotare anche aziende da pochi milioni di euro di fatturato che non sono start-up, ma hanno superato una fase iniziale di start-up, ma ancora possiamo definirle delle piccole e medie imprese in una fase embrionale dello sviluppo. Quindi la quotazione su questo mercato per le piccole e medie imprese può da una parte permettere di raccogliere capitale in aumento di capitale per continuare a crescere e quindi diventare veramente una piccola e media impresa, può in qualche modo facilitare l'uscita, quindi la monetizzazione dell'investimento da parte del fondo di venture capital che ha investito qualche anno prima in questa startup che oggi fattura già qualche milione di euro e può essere interessante per quotare anche dei veicoli di investimento che raccolgono per investire in tante start-up. Quindi ci sono ad esempio persone che hanno anni fa fondato delle start-up, quindi persone dell'ambiente, che poi diciamo in qualche modo sono riuscite a monetizzare i propri investimenti e hanno deciso poi di lanciare dei fondi, dei veicoli di investimento che poi investono in startup. Quindi in quel caso non è un'azienda industriale o di servizi che si quota, ma è una scatola vuota che raccoglie capitale per investire in startup e la raccolta di capitale, l'aumento di capitale in quel caso riesce a concludersi grazie a quello che è, diciamo, il track record e la credibilità delle persone promotori di questa scatola. Solamente diciamo, salterò molte parti della presentazione per andare subito e quindi saltare quelli che sono altri prodotti di borsa, altri mercati anche per aziende più grandi, ma solamente questo è un overview di quello che è il nostro gruppo. Come sapete, Borsa Italiana è stata acquisita dal London Stock Exchange, quindi siamo parte del gruppo London Stock Exchange. E ci sono sia i vari servizi di quotazione e di scambio di azioni, il cosiddetto capital markets, come altri servizi che afferiscono più la fase di post trade, quindi di diciamo tutto ciò che è l'esecuzione, post esecuzione dell'ordine, di servizi informativi e di tecnologia, ma non è questo che interessa noi in questo momento. In particolare, quello che vi dicevo prima, sul fatto che in Italia è difficile quotare una startup nel vero senso della parola, quindi una startup che ancora non produce reddito, ma deve già essere una piccola azienda con qualche milione di euro di fatturato, anche se poi, come vedremo, non ci sono requisiti specifici per questo. In Inghilterra, invece, sul corrispondente mercato di cui poi vi parlerò, si può quotare anche una startup. Quindi, da questo punto di vista in Italia siamo ancora un po' più conservativi. In Inghilterra, sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese, ci sono aziende che diciamo, già capitalizzano qualche centinaia di milioni di euro, ma si possono quotare anche delle vere e proprie start-up. Quindi in Inghilterra anche aziende con qualche centinaio di migliaia di euro di fatturato, piuttosto che ancora non fatturano, ma c'è semplicemente un'idea alla base, sul corrispondente mercato che si chiama AIM, in Inghilterra riescono a quotarsi. Sono
Scusa, volevo vedere un attimo la slide, perché io qua non vedo la slide per intero, non riesco a leggerla bene. Cioè, volevo vedere tutta la slide. Così va bene? Più grande. Devo riuscire a rimpicciolire Va questo. bene, allora cercherò di andare direttamente, visto anche il tempo, sulle cose che possono essere di vostro interesse e quindi relative soprattutto a piccoli a imprenditori che creano una startup. Questa è l'offerta di Borsa Italiana, quindi questi sono i mercati di Borsa Italiana. La parte superiore in blu, quella dei mercati regolamentati, è relativa a aziende che hanno una capitalizzazione minima di 40 milioni di euro, ma che spesso è comunque molto più grande, e quindi è il mercato dove si quotano le grandi aziende che tutti conosciamo. La parte in basso, mercati non regolamentati e Emitalia, è invece, come vi dicevo prima, un mercato dedicato alle piccole e medie imprese. Questo è un mercato che ha, detto appunto, non regolamentato, in quanto sono i singoli stock exchange che scrivono il regolamento, diciamo, di questi mercati, dove non si effettua un'offerta al pubblico, una sollecitazione al pubblico risparmio, ma l'offerta che noi definiamo come la somma tra l'aumento di capitale e la vendita di azioni da parte dell'azionista in sede di quotazione viene rivolta a investitori istituzionali o comunque a un numero di investitori come noi, retail, molto basso, tale per cui non si rientri nella normativa di sollecitazione al pubblico risparmio. Per farvela breve, cosa comporta questo? Comporta un processo molto più snello e veloce rispetto alla quotazione sui mercati regolamentati, quelli dove si quotano le grandi imprese, tempi molto più brevi. Non, inoltre la Consob, la nostra autorità, non rientra, diciamo, in questo processo, quindi la Consob non deve dare nessuna ok, nulla osta al prospetto informativo che normalmente viene pubblicato e anche Borsa Italiana, poi come vedremo, non effettua una due diligence sulle aziende che si quotano su questo mercato, anche se poi come vedremo ci sono delle forme di garanzia per gli investitori. Quindi un mercato per piccole imprese con un procedimento molto veloce, molto snello, con costi inferiori, con requisiti di accesso inferiori sia in fase di IPO che una volta quotati. E tutto questo sulla base dell'esperienza dell'AIM UK, cioè del corrispettivo inglese, ha permesso in pochi anni, dal 2009, la quotazione di 57 imprese, e se consideriamo che in Italia sono quotate circa 340 imprese, in pochi anni è un grande risultato, e molte di queste imprese erano delle ex start-up pochi anni fa. E quindi, come dicevo, non è un mercato dove si possono quotare le start-up, ma dopo pochi anni dall'avvio delle start-up può essere un mercato di quotazione interessante. Per il venture capital che vuole uscire dal proprio investimento, per l'imprenditore che vuole fare ancora nuovi investimenti. Il corrispondente AIM UK invece, che ha requisiti molto simili, il nostro regolamento dopo l'integrazione con Londra l'abbiamo chiaramente diciamo, scritto sulla base di quello che era il regolamento londinese con delle piccole modifiche, in Inghilterra si possono quotare anche delle start-up. Solo per farvi capire le differenze tra mercati. Allora, alla destra, appunto, vedete l'AIM Italia, il mercato per le piccole e medie imprese di cui vi sto parlando, e MTA e Segmento Star sono rispettivamente il mercato dove si quotano le grandi imprese, e il Segmento Star è un segmento all'interno dell'MTA.
Come vediamo, il flottante innanzitutto è inferiore sull'Emitalia. Che cos'è il flottante? Il flottante è la parte che quando un'azienda si quota viene messa sul mercato. Ciò significa che è quella percentuale di azioni che dopo la quotazione non sarà più nelle mani dell'imprenditore. Sull'Emitalia questo deve essere minimo del 10%. Ciò significa che l'imprenditore può quotarsi rimanendo con il 90% della propria impresa. E questo in qualche modo ha avvicinato i piccoli e medi imprenditori, che sono sempre restii a quotarsi per paura di perdere comunque il controllo della propria azienda. I bilanci certificati. Sul mercato principale noi chiediamo 3 bilanci certificati, di cui gli ultimi 2 redatti secondo i principi contabili internazionali. Sul mercato Emitalia basta un bilancio redatto anche secondo i principi contabili italiani, e anche questo è una semplificazione molto, molto forte. L'offerta. Come dicevo prima, istituzionale retail sul mercato principale, solo istituzionale sull'Emitalia. Quindi sul mercato principale c'è, come dicevo prima, la cosiddetta sollecitazione al pubblico risparmio, quindi si fa un'offerta, una vendita di titoli e una sottoscrizione di nuovi titoli sia da parte di investitori istituzionali, quindi grandi asset manager, fondi pensione e quant'altro, che retail come noi, che possono, diciamo, anche in banca o tramite i propri conti online, diciamo, comprare le azioni. Sul mercato Emitalia l'offerta è rivolta solamente a istituzionali o a un numero di retail limitato. In genere parliamo di retail sotto i 150 investitori, o comunque un'offerta rivolta a investitori retail sotto i 5 milioni di euro. E questo, in qualche modo, a questo sono legate una serie di semplificazioni di cui parlavo prima. Quindi l'autorità Consob, ad esempio, non rientra in questi processi e quindi non deve dare il suo nulla osta, diciamo, alla quotazione, alla pubblicazione del prospetto e quindi alla quotazione. Borsa Italiana non effettua una due diligence proprio perché diciamo i rischi per l'investitore retail sono limitati, in quanto l'investitore retail come noi non può investire in queste aziende in fase di quotazione, ma solamente in un momento successivo. Quindi una volta che l'azienda è quotata sarà scambiabile anche dal retail, ma nel momento in cui si quota è riservato solamente a investitori istituzionali. Chiaramente, come dicevo prima, non voglio entrare poi in dettagli che possano far confusione, ci sono dei limiti restando entro i quali si può fare un'offerta anche a investitori retail. E per offerta, come dicevo prima, si intende la somma tra aumento di capitale che l'azienda fa in sede di IPO, quindi liquidità fresca che entra nell'attivo dell'azienda, e somma di vendita di azioni, nello specifico un venture capital che esce dall'investimento in sede di quotazione sono azioni quelle messe in vendita, quindi che entreranno, diciamo, nella liquidità del venture capital che monetizzerà il proprio investimento. Quella non è liquidità che entrerà in azienda. Come vediamo sull'Emitalia non c'è una capitalizzazione di mercato minima o massima, quindi per capitalizzazione di mercato intendiamo valore dell'azienda che il mercato assegna all'azienda, e quindi come vedremo ci sono aziende che hanno un valore anche di pochi milioni di euro, proprio le magari ex startup di cui vi parlavo e che dopo alcuni anni sono andate in quotazione. Così come non ci sono una serie di requisiti di governance che normalmente vengono richiesti nel mercato principale. Quindi sul mercato principale vengono richiesti la presenza di un tot di numero di consiglieri indipendenti, ogni tot di consiglieri che sono presenti nel CDA. Questo non viene richiesto sull'Emitalia. Vengono richiesti la presenza di una serie di comitati a maggioranza indipendenti che normalmente non vengono richiesti sull'Emitalia. Quindi una serie di semplificazioni che hanno permesso a tante piccole e medie imprese di quotarsi negli ultimi anni
E questa è una cosa che molti piccoli imprenditori non sanno, non conoscono questo mercato, non prendono nemmeno in considerazione la possibilità di potersi quotare in borsa, perché fino a pochi anni fa era impensabile per molte imprese che oggi sono quotate sull'Emitalia quotarsi, perché la quotazione in borsa, ma così anche come facendo riferimento a altre innovazioni che abbiamo fatto per le piccole e medie imprese, anche l'emissione di un'obbligazione per una piccola azienda non quotata era impensabile fino a pochi anni fa. Quindi anche lato obbligazione, bond, abbiamo creato un mercato per la quotazione dei cosiddetti mini bond, a seguito delle agevolazioni fiscali che sono state emanate dai recenti governi. Allo stesso modo vediamo un mercato di quotazione molto più semplice anche post IPO. Quindi come è molto più semplice quotarsi per queste piccole aziende sul mercato Emitalia, sarà molto più semplice stare sul mercato una volta quotati. Quindi non vengono richieste ad esempio la pubblicazione di trimestrali, ma soprattutto non c'è attenzione da parte degli investitori che normalmente vediamo per le grandi imprese, quindi non c'è quella continua produzione di ricerche da parte degli equity research che vediamo sul mercato principale, e tutta la normativa, anche se la ritroviamo in parte sull'Emitalia, proprio perché post quotazione è aperto al mercato retail. Ma il tutto è molto più semplificato, quindi ritroviamo comunque la disciplina della price sensitive, degli abusi di mercato, e quindi c'è comunque nel regolamento Emitalia una diciamo, normativa simile, diciamo, al mercato principale, ma il tutto è molto più semplice e molto meno oneroso per l'imprenditore che si quota sull'Emitalia. Non ci sono degli anni di esistenza minimi della società, nel senso che si può quotare anche un'azienda nata da poco. Come dicevo, il flottante minimo è il 10%. Non ci sono requisiti di corporate governance. C'è la presenza di un nomad che sta per nominated advisor. Che è una sorta, che può essere una banca, che è obbligatoria per regolamento ed è un soggetto a cui noi attribuiamo questa qualifica di nomada che sta per nominated advisor. È una figura nata in Inghilterra quando nel 1995 l'Inghilterra ha creato questo mercato per piccole e medie imprese, AIM UK. Ed è un soggetto che effettua la due diligence sulle società che si vogliono quotare su questo mercato, dichiara l'appropriatezza della società e quindi il fatto che la società è quotabile, e sulla base di queste dichiarazioni l'azienda viene ammessa a quotazione, e questo, il fatto che ci sia appunto un nomad come forma di garanzia, diciamo, della qualità dell'azienda, unitamente al fatto che, come dicevo prima, in sede di IPO non si effettua una sollecitazione al pubblico risparmio, ma l'offerta è per lo più limitata a investitori qualificati o istituzionali, queste due cose rendono possibile il fatto che Borsa Italiana e la Consob, l'autorità, non effettuano una due diligence su queste aziende. Allora, Forse dovevi non vedere la deve domanda essere. al No, microfono. giustissimo, anche perché questo è legato a una recente normativa che è stata fatta da poco. Allora, noi attribuiamo la qualifica di nomad, in particolare i miei colleghi dell'ufficio listing, che sono quelli che fanno normalmente la due diligence sulle società che vogliono quotarsi, effettuano un'analisi dei curriculum delle persone che chiedono, che fanno parte delle società che chiedono l'attribuzione di questa qualifica, e analizzano qual è il track record di queste persone nel curare i processi di quotazione in borsa. Quindi
Quindi viene fatta proprio un'analisi di competenze all'interno di quella società, se quella società con quelle persone è in grado di assicurare diciamo un processo di quotazione adeguato e anche capire se l'azienda è quotabile o meno. Prima i nomad potevano anche essere dei soggetti non bancari. Adesso invece, con una recente normativa, abbiamo previsto che solamente, almeno in fase di quotazione, i nomad debbano essere delle banche. E questo è un'ulteriore garanzia, in quanto le banche, comunque in quanto soggetti vigilati anche da Banca d'Italia, in termini di procedure interne e di compliance, è una garanzia in più per noi e per il mercato. Poi, una volta quotate, invece, quando fondamentalmente il nomad deve seguire la società anche dal punto di vista, ad esempio, del dare consulenza su quando e come fare comunicati stampa, ad esempio, che è una cosa alla quale un'azienda non quotata normalmente non è abituata, in quel caso le aziende possono essere affiancate anche da nomad non bancari. La particolarità rispetto al mercato principale, all'MTA, quello regolamentato dove sono quotate le grandi aziende che tutte conosciamo, è che un'azienda quotata sull'In Italia deve avere al proprio fianco un nomad anche dopo la quotazione. Quindi ogni azienda quotata sull'In Italia ha un nomad, mentre le aziende che si quotano sul mercato principale sono accompagnate in quotazione da una banca d'affari, ma limitatamente al periodo di quotazione. Poi questa banca d'affari ha degli obblighi anche post quotazione, ma non ci deve essere per forza una banca di riferimento che può essere contattata anche quotidianamente per avere informazioni su quella società quotata di cui la banca è nomad. Quindi questa è una differenza e una forma di garanzia in più per il mercato. Per cui ogni azienda sull'In Italia ha sempre un nomad, quindi una piccola azienda che si quota da pochi milioni di fatturato, se ha bisogno di capire qualcosa per quanto riguarda i rapporti che deve avere con il mercato degli investitori, alza il telefono e chiama il nomad di riferimento. E quindi questa è una forma di garanzia in più che diciamo in qualche modo ci vuole, anche perché, come dicevo, Borsa Italiana e Consob sono molto meno ingerenti diciamo su questo mercato. Quindi se io volessi cercare il nomad c'è un albo? C'è un albo di nomad sul sito di Borsa Italiana, si può vedere quest'albo. Sono fondamentalmente tutte le alla fine i soggetti, piccole, medie e grandi banche. No, gli SGR sono investitori. Poi ci sono grandi banche o comunque anche banche di medie dimensioni che hanno all'interno una divisione SGR che fa gli investimenti, hanno una divisione investment banking con all'interno un team di equity capital markets che opera da nomad. Ma sono comunque indipendenti e diciamo divise anche per normativa bancaria da cosiddetti Chinese Wall. Quindi però la SGR non è l'attività dell'SGR, l'attività dell'SGR è quella invece di investire. Poi l'SGR può essere un SGR che gestisce un fondo chiuso, come il caso dei venture capital, ad esempio dei private equity, piuttosto che SGR che gestiscono fondi aperti, che sono invece quelli che investono in quotazione o in aziende già quotate. Le SGR che investono in fondi chiusi, ad esempio in venture capital o private equity, sono quelle che gestiscono fondi che normalmente escono dall'investimento con una quotazione. E quindi la Intesa San Paolo o la Unicredit di turno o la Popolare di Milano di turno hanno all'interno la loro SGR che investe in quotate, come hanno la loro divisione di investment banking e in particolare il team di equity capital markets che opera da nomad. E come dicevo prima, MTF è un mercato regolamentato da borsa e quindi non regolamentato, anche detto, in quanto appunto i regolamenti sono scritti. Prego. No, prego. Volevo chiedere, osservate una migrazione
di aziende dal mercato non regolamentato a quello regolamentato? Quanto è facile passare tra i due? Allora, c'è stato ad oggi un'azienda che ha effettuato questo passaggio. Alcune aziende, soprattutto quelle di più grandi dimensioni, accedono all'EMI Italia proprio con l'obiettivo in futuro di andare sul mercato principale. Dopo 18 mesi, almeno 18 mesi, che un'azienda è sull'EMI Italia, può andare sul mercato principale e questo comporta da una parte un aumento del flottante qualora questo sia inferiore a quello richiesto sul mercato principale. Quindi sul mercato principale intanto minimo deve essere del 25%, sull'EMI Italia del 10%. Quindi se un'azienda EMI Italia ha un flottante del 10% o comunque tra il 10 e il 25, deve adeguarlo al flottante minimo che è richiesto sul mercato principale. Ciò che significa che o l'imprenditore o comunque l'azionista vende nuove azioni sul mercato o fa un ulteriore aumento di capitale e intanto deve adeguare il flottante. Poi la complessità appunto dipende da tante cose, perché il dico, non c'è una fast track, nel senso che poi governance e tutte no, quelle... appunto dicevo è abbastanza complicato, nel senso che c'è un fast track in termini di documentazione che deve essere data a Borsa Italiana nel momento in cui ci si quota, quindi c'è un fast track perché noi come Borsa Italiana e anche Consob, come dicevo prima, sul mercato principale riceviamo la domanda di emissione e facciamo una due diligence che può durare minimo un paio di mesi di solito. Quindi questa due diligence ci sarà anche per le aziende che fanno questo passaggio, ma sarà molto inferiore. Sarà molto inferiore. Però, diciamo, al di là di questo, e faccio in particolare l'esempio di alcuni documenti che sono il QMAT e il piano industriale, sono dei documenti che analizzano il piano industriale, il business model e il posizionamento competitivo dell'azienda, sicuramente per l'azienda che va su EMI Italia e si quota sul mercato principale, la produzione dei documenti sarà inferiore rispetto all'azienda che deve quotarsi direttamente sul mercato principale. L'azienda che sta su EMI Italia è già abituata a pubblicare il bilancio annuale e la propria semestrale sul proprio sito, anche se non è obbligatorio, in genere hanno già un investor relator. Alcune sono già abituate a relazionarsi con gli investitori e quindi a fare organizzare dei roadshow con gli investitori. Alcune hanno già un consigliere indipendente nel proprio consiglio di amministrazione, anche se questo non è richiesto a livello regolamentare. Molte aziende che sono su EMI Italia lo hanno fatto perché agli investitori piace vedere che un consiglio di amministrazione abbia almeno un consigliere indipendente. Quindi di fatto dipende da quanto l'azienda ha usufruito di tutte quelle che sono le semplificazioni possibili su EMI Italia e quanto l'azienda invece ha voluto in qualche modo venire incontro a quelle che sono le richieste non formali degli investitori, seppur non obbligatorie da regolamento, esempio questa del consiglio di amministrazione. Quindi ci può essere, diciamo, l'azienda EMI Italia che decide di pubblicare per trasparenza verso gli investitori la trimestrale, anche se non è richiesta a livello regolamentare, che magari ha già un consiglio di amministrazione con in parte degli indipendenti, anche se questo non è richiesto. Ci sono alcune aziende EMI Italia che si quotano con un flottante superiore al 25% e quindi non devono, quindi va vista caso per caso. Sicuramente l'EMI Italia in ogni caso per le aziende di una certa dimensione che hanno questo obiettivo funge per quello per cui è stato creato questo mercato, ovvero abituarsi a degli obblighi regolamentari
che sono meno stringenti rispetto al... Diciamo, incanalarsi verso poi un percorso che dovrebbe portare, diciamo, alla crescita. Alla crescita, esatto, alla quotazione sul mercato principale. Però in effetti va visto caso per caso. Teoricamente il salto da Imitalia a MTA può essere anche molto invasivo. Se l'azienda, come richiesto dal regolamento Imitalia, ha solamente un bilancio Italian GAAP, noi dobbiamo immaginarsi che l'azienda da oggi al domani decida di fare i propri bilanci secondo gli IAS, retrocertificare anche gli ultimi due bilanci secondo gli IAS. Molte aziende in Italia si quotano già con i bilanci certificati IAS, perché sono già delle aziende internazionali e quindi vogliono avere dei principi contabili internazionali. Quindi teoricamente il passaggio da Emitalia a MTA può essere abbastanza invasivo. Se l'azienda invece, appunto, al di là di quelli che sono gli obblighi regolamentari, di fatto già in qualche modo assomiglia un po' a un'azienda come richiesto sul mercato principale, sarà meno invasivo. Tra le semplificazioni, su Emitalia è richiesto un documento di ammissione che è una sorta di prospetto informativo, ma non è complesso come un prospetto informativo. Appunto, come dicevo, il Nomad effettua la due diligence e non c'è l'istruttoria di Consob e di Borsa Italiana. Figura chiave è il Nomad, come dicevo prima. Ci sono, tanto per farvi dei nomi, alcune banche indipendenti come Intermonte, come Equita, ma ci sono anche banche che fanno parte di altri gruppi bancari come Banca IMI di Intesa San Paolo, Banca Akros della Banca Popolare di Milano, altre banche indipendenti come Finnat. Sono comunque tutte in linea di massima quelle che Integre, SIM, sono in genere banche d'affari che hanno sempre lavorato nel mercato delle IPO, altrimenti non avrebbero ottenuto la qualifica di Nomad, o comunque startup create da professionisti che avevano il track record in altre banche d'affari. Come dicevo prima, possono sembrare poche aziende rispetto alle oltre 1000 aziende che sono quotate sull'AIM UK, ma se pensiamo che in Italia sono quotate circa 340 aziende, dal 2009, e considerando anche il periodo in cui è partito questo mercato, cioè nel momento più disastroso per i mercati finanziari, arrivare a 57 aziende in pochi anni per noi è un buon risultato, e soprattutto vediamo che negli ultimi due anni c'è stata una grossa crescita di quotazioni su questo mercato. E già per quest'anno prevediamo un numero di quotazioni simili a quello dell'anno scorso. Allora, questo vi dà l'idea di quanto questo mercato sia effettivamente un mercato per piccole e medie imprese, quindi potenzialmente un mercato per aziende che fino a pochi anni prima erano semplicemente delle start-up. Ci sono la maggior parte delle aziende, 19 aziende in particolare, che hanno un valore di mercato, una capitalizzazione di mercato iniziale nel primo giorno di negoziazione tra i 10 e i 30 milioni di euro di valorizzazione. Per quanto riguarda la raccolta, che nella maggior parte dei casi è stata principalmente formata da un aumento di capitale, quindi da liquidità che queste imprese hanno raccolto per fare investimenti, il 28% delle aziende ha fatto un'offerta, quindi un aumento di capitale, inferiore ai 3 milioni di euro. Il 24% tra i 3 e i 5 milioni di euro. Quindi questo dimostra che effettivamente anche aziende molto molto piccole possono quotarsi su questo mercato. Nello stesso tempo, questo mercato, soprattutto negli ultimi due anni, ha dimostrato come può essere anche una valida alternativa per aziende che sarebbero, come diceva prima, quotabili sul mercato principale, ma decidono di quotarsi su questo mercato per iniziare a relazionarsi in maniera più soft con gli investitori e con tutti gli obblighi richiesti ad una società quotata. E quindi vediamo ad esempio che ci sono aziende che hanno comunque una capitalizzazione di mercato superiore ai 50 milioni di euro, sono 14 tra i 50 e i 100, e 4 aziende che hanno più di 100 milioni di capitalizzazione.
Quindi considerando i minimo 40 milioni richiesti dal mercato principale, teoricamente più o meno parliamo di 18 aziende che si sarebbero potute quotare sul mercato principale, e vediamo anche aziende, il 17% del campione, che hanno fatto un'offerta superiore ai 17 milioni di euro. Quindi un'offerta che diciamo numeri che si possono vedere anche sul mercato principale. Noi, diciamo, come borsa abbiamo in genere un approccio il più flessibile possibile e meno invasivo possibile, ma in genere consigliamo comunque a queste aziende di non andare sul mercato principale, perché anche se a livello regolamentare è possibile, perché sul mercato principale un'azienda da 100 milioni di euro e che fa un aumento di capitale da 20 milioni di euro avrebbe una visibilità quasi nulla comparata, diciamo, ai grandi nomi che noi conosciamo essere quotati sul mercato principale, mentre su questo mercato hanno, diciamo, una visibilità maggiore e sono sicuramente tra le aziende più di spicco e più conosciute. Allora, questo, diciamo, è più relativo al mercato principale. Allora, questo è un processo di quotazione che, per quanto riguarda le prime due colonne, è molto simile tra mercato principale e Emitalia, anche se poi, diciamo, andando nello specifico, anche a livello di sia regolamentare che di prassi, la due diligence fatta sull'Emitalia è molto meno invasiva di quella che viene fatta sul mercato principale. Quindi la preparazione, la certificazione dei bilanci, chiaramente sull'Emitalia è richiesto solo un bilancio Italian GAAP, il sistema di controllo e gestione sul mercato principale, ci sono dei requisiti che richiedono un sistema di controllo e gestione molto più automatizzato e complesso rispetto a quello richiesto sull'Emitalia. Però è una fase che c'è anche sull'Emitalia. Però sull'Emitalia noi, diciamo, l'azienda fa domanda di quotazione dopo questo processo di due diligence e dopo 10 giorni dalla comunicazione formale ottiene l'ammissione e inizia a negoziare dopo 2 giorni dall'ammissione senza la due diligence di Borsa Italiana di Consob. Mentre dopo questo processo di preparazione e due diligence sul mercato principale, a quel punto partono i mesi di due diligence di Borsa Italiana e di Consob. Quindi sull'MTA ci vogliono minimo 6-8 mesi, ai quali si aggiungono almeno 2 mesi di Borsa Italiana e di Consob, di istruttoria. Sull'Emitalia invece ci vogliono in totale 3-4 mesi. Dopo questi 3-4 mesi di due diligence, la società fa domanda e noi, Borsa Italiana, diamo l'ammissione senza un'analisi di merito sull'azienda. Proprio perché il Nomad e l'emittente chiaramente ci rilasciano delle dichiarazioni che garantiscono l'appropriatezza della società. Cosa succede? Diciamo, il processo è in parte simile, come dicevo prima, per quanto riguarda anche l'offerta agli investitori, ma le tempistiche e la complessità sono completamente diverse. Cosa succede sul mercato principale dove si quotano le grandi imprese? Le aziende fanno la preparazione, preparano tutti i documenti. Nel giorno cosiddetto di filing danno la documentazione a Borsa Italiana e Consob, lì parte il processo di istruttoria di Borsa Italiana e Consob, di cui parlavo prima. Dopo almeno 2 mesi Borsa Italiana e Consob danno il loro ok alla quotazione, quindi ammissione, nulla osta alla pubblicazione del prospetto da parte di Consob. Dopo questo processo, quindi, escono articoli sul giornale, su tutta la stampa, che quella società è stata ammessa da Borsa Italiana del Consob, e la società inizia a fare un roadshow con investitori che possono essere italiani e internazionali,
E a quel punto si raccolgono gli ordini da parte degli investitori. Se la raccolta andrà a buon fine, quindi se l'azienda e la banca saranno soddisfatti, diciamo, della raccolta effettuata e si saranno raggiunti gli obiettivi che uno si era prefissato, l'azienda inizierà a negoziare. Altrimenti l'azienda potrebbe decidere di non quotarsi più perché il processo di raccolta non ha avuto successo e quindi anche in termini di immagine, comunque per un'impresa essere stata ammessa alla quotazione ma poi non aver ricevuto il gradimento necessario da parte degli investitori sicuramente non è un fatto che all'imprenditore piace. Sull'Emitalia invece, come dicevo prima, non c'è l'istruttoria di Consob e di Borsa Italiana. Quindi di fatto gli investitori vengono incontrati prima di chiedere l'ammissione, prima dell'ammissione di Borsa Italiana. Quindi un'azienda viene ammessa a quotazione quando l'offerta, quindi l'aumento di capitale, semplificando, ammettendo che sia solo aumento di capitale o comunque aumento di capitale e vendita degli azionisti in caso di offerta mista, l'azienda viene ammessa nel momento in cui l'offerta è già chiusa, quindi di fatto l'IPO ha già avuto successo e dopo che l'aumento di capitale, quindi che di fatto gli investitori hanno già sottoscritto questo aumento di capitale, la società viene ammessa in borsa, quindi non c'è il rischio di avere una pubblicità negativa dell'essere ammessi a quotazione e poi non quotarsi perché l'azienda banalmente non è piaciuta agli investitori. Normalmente, la banca, nel caso dell'Emitalia, il Nomad, contatta gli investitori e si fanno delle sessioni, appunto nel cosiddetto roadshow, in cui l'imprenditore, diciamo, spiega quella che è l'evoluzione degli ultimi anni dell'azienda e quali sono le prospettive dell'azienda. Quindi in pratica, cerca di delineare al meglio quali sono le linee di sviluppo del piano industriale dell'azienda e sulla base delle impressioni che l'imprenditore ha fatto a questi investitori, gli investitori decideranno poi di investire nell'azienda. Chiaramente il tutto avviene in maniera più graduale di come lo sto spiegando io, nel senso che prima di ottenere di fare gli incontri finali e ricevere gli ordini da parte degli investitori, le banche sentono comunque gli investitori già prima, in fasi che vengono definite pile of phishing e pre-marketing, in cui iniziano a capire se gli investitori potrebbero essere in futuro interessati a quel tipo di azienda. In genere c'è sempre una società di revisione, è obbligatorio un consulente legale per la stesura del documento di ammissione. La banca sponsor, che nel caso dell'Emitalia invece, appunto come abbiamo detto prima, si chiama Nomad, c'è anche se non richiesta a livello regolamentare, in genere una società di pubbliche relazioni che si occupa di dare pubblicità, diciamo, alla società e di far uscire, diciamo, quanti più articoli in tutti i media. Allora, queste sono più cose che, diciamo, afferiscono invece alla due diligence che viene effettuata sul mercato principale. Ecco, lo riuscite a leggere? Qui ci sono, poi comunque la presentazione è a disposizione di tutti. Ci sono tutte le 57 aziende quotate ad oggi. E mi dispiace che non riuscite a vederle. Comunque, ci sono aziende veramente di qualsiasi settore e ci sono molte aziende tecnologiche che fino a pochi anni fa erano delle start-up che ad oggi, diciamo, fatturano anche pochi milioni di euro, ma che sono riuscite a quotarsi con una valorizzazione abbastanza elevata, anzi molto elevata, sulla base della valutazione che gli investitori hanno fatto quando hanno incontrato a porte chiuse l'imprenditore in sede di preparazione alla quotazione. Quindi c'è una società che si chiama, ad esempio, tanto per parlare dell'ultima fatta, Accelero, che è, diciamo, un'azienda di e-commerce e anche attiva nel digital advertising,
che ha fatto una raccolta di 26 milioni di euro con 74 milioni di euro di capitalizzazione e che ha come nomada Banca Popolare di Vicenza. C'è un'azienda che fino a poco tempo fa, era una startup, BioOn, un'azienda dell'Emilia Romagna, che ha raccolto circa 6 milioni di euro e che opera nel campo della green biotechnology, in particolare nella produzione di plastica con varie applicazioni, utilizzando biotecnologie. E, piuttosto che Go Internet, società di telecomunicazioni, Tech Value, società di servizi informatica, ci sono Mail App, che è anche lì una marketing digitale, ci sono tante aziende tecnologiche che sono nate come startup, alcune pochissimi anni fa, altre 15 anni fa, altre 10 anni fa, ma tante aziende tecnologiche che hanno fatto aumenti di capitale tra gli 800.000 euro e i 30 milioni di euro. Quindi un mercato veramente, ci sono aziende che hanno un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, come ci sono aziende che hanno fatturati sopra i 100 milioni di euro. Quindi veramente un mercato che non ha requisiti specifici. Se è un'azienda appetibile sul mercato, sono aziende che riescono a quotarsi e che possono trovare investitori sia specializzati in questo tipo di investimenti, sia ormai, e questo l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi 2 anni, investitori che normalmente investono in grandi aziende, ma ai quali, i quali mettono un chip anche in queste piccole aziende, perché sicuramente perché credono in quell'azienda, altrimenti non farebbero nessun tipo di investimento, ma chiaramente perché poi quell'investimento non ha un peso importante nell'ammontare del fondo di queste grandi, banche. Forse perché ci si aspetta poi una crescita. Ci si aspetta una crescita molto molto elevata, ma se andate a vedere sul sito di queste aziende, anche l'Accelero, la Bion, solamente per vedere quelle che sto vedendo io adesso in questa slide, ma piuttosto che anche altre aziende, dalla Expert System, anche questa startup una decina di anni fa, ma piuttosto che anche aziende che operano nel mini idrico, nel mini eolico, soprattutto comunque queste aziende che hanno comunque una componente innovativa. Se andate a vedere sul sito Investor Relation il bilancio pubblicato storico e la valorizzazione di mercato, la market cap di queste aziende, vi potete rendere conto di quanto comunque gli investitori di borsa investano sulle prospettive di crescita e quindi sul piano industriale che queste aziende hanno mostrato a questi investitori. E per lo più, a parte alcune, queste sono tutte aziende che prima del 2009 non si sarebbero potute quotare in borsa e non avrebbero trovato un mercato, quindi la loro alternativa era o un fondo di private equity o un fondo di venture capital che magari in un secondo round avrebbe reinvestito nell'azienda. Questo è una cosa con cui volevo chiudere, è che poi queste aziende trovano di fatto un nuovo canale di finanziamento. Alcune di queste aziende hanno fatto ulteriori aumenti di capitale, altri hanno emesso delle obbligazioni convertibili sempre sul mercato Emitalia, alcune di queste aziende hanno emesso dei mini bond sul mercato Extramot Pro, che è il nostro mercato riservato ai mini bond. E quindi con questo voglio dire che nel momento in cui un'azienda apre un dialogo e inizia a farsi conoscere agli investitori istituzionali che investono in strumenti quotati, si apre comunque di fatto un altro canale di finanziamento, oltre al mercato bancario che
rimane chiaramente il punto di riferimento, sempre lo sarà per tutte le aziende, ma che sicuramente in Italia ha un peso eccessivo sul passivo delle aziende. E questo fa capire anche il motivo per cui aziende decidono di quotarsi anche magari facendo aumenti di capitale da 1 milione di euro, che può sembrare poco conveniente in termini economici se correlato a quelli che sono i costi di quotazione, ma che ha un senso nel momento in cui l'azienda vuole poi di fatto ricorrere, oltre al finanziamento bancario, anche al mercato dei capitali successivamente all'IPO, sia lato equity con aumento di capitale, sia lato obbligazionario. Io avrei finito, se ci sono domande, prego. Pensate di integrare una procedura di offerente più semplificata per le startup innovative? Ma allora, noi pensiamo che di fatto abbiamo già raggiunto il massimo livello di semplificazione per quanto riguarda la quotazione in borsa. Tanto che addirittura all'inizio nel 2009 veniva richiesto, ad esempio, i bilanci IAS anche su questo mercato, adesso Italian GAAP. Però proprio per il fatto che è un mercato che, una volta che l'azienda si è quotata, è aperto anche al retail, e quindi agli investitori come noi, ci devono comunque essere delle forme di garanzia e quindi non può essere da parte nostra più semplice di quanto è in questo momento. Una cosa di cui mi sono dimenticato, che avevo accennato all'inizio, ma che, ecco, non vedendosi le aziende, ad esempio, che nel 2013 si è quotato Digital Magic, che è un incubatore di startup, quindi questo mercato può essere interessante anche per la quotazione di incubatori in genere promossi da persone che hanno comunque un track record e anni di esperienza nel settore e che raccolgono capitale per investire in startup o ancora in fase di seed pre-startup. Possono essere incubatori già investiti o possono essere solamente un'iniziativa, quindi un veicolo di investimento totalmente nuovo. L'importante è che venga raccolto, vengano raccolti almeno in sede di IPO 3 milioni di euro. E quindi anche da questo punto di vista, e soprattutto sulla base di quello che vediamo all'estero, dove ci sono comunque migliaia di aziende quotate in altri mercati, se pensiamo al Canada, pensiamo all'AIM UK, anche in Francia, anche se non sono sviluppati come in mercati anglosassoni, o in Germania ci sono l'Entry Standard, l'Alternext e il Marche Libre, comunque sono tutti mercati non regolamentati che esistono in altri mercati europei e che hanno proprio destinati a piccole e medie imprese. Volevo fare una piccola domanda. Prego. Nel caso di un'azienda che va a fare una raccolta, 5 milioni, quali sono i costi per quotarsi? Allora, c'è un costo fisso che all'incirca il grosso è dato dal Nomad e dallo studio legale, e magari a qualche costo anche relativo alle public relation, che può indicativamente aggirarsi intorno ai 300.000 euro. Poi chiaramente può variare a seconda della società di certificazione, a seconda del Nomad, a seconda dello studio legale, a seconda dello standing dell'impresa, dei consulenti che vengono scelti. E poi c'è un costo variabile tra il 4 e il 7% dell'ammontare dell'offerta. Quindi per 5 milioni possiamo essere intorno ai 500-600 mila euro di costo totale. Ma allora, i costi annuali è difficile stimarli, nel senso che il costo di borsa, proprio la fee di ammissione a Borsa Italiana, parliamo di 20 mila euro e 6.300 euro semestrali, poi una volta quotati, quelli sono costi
C'è un costo del nomade, anche lì è variabile, ma insomma possiamo parlare di cifre intorno ai 40.000 euro l'anno, 40, tra i 30 e i 50, solamente per darvi un'idea, ma non voglio entrare nello specifico perché poi possono variare da nomad a nomad e sono sempre frutto di una negoziazione tra le parti. E poi consideriamo anche che poi molte aziende possono, grandi banche possono essere anche finanziatrici di queste aziende, quindi c'è sempre poi anche un rapporto. Ma ecco, solamente per darvi un'idea, c'è un costo per uno specialist. Su questo mercato è obbligatorio uno specialist, ovvero una banca che può essere o non essere il nomad, che è obbligata ogni giorno a emettere delle proposte di negoziazione in acquisto e in vendita. Perché alcune volte, quando l'azienda è molto piccola e magari mette sul mercato solamente il 10% del proprio capitale, l'ammontare scambiabile è veramente basso. Però bisogna garantire sempre che se un azionista vuole vendere le proprie azioni ci sia sempre un compratore dall'altra parte e viceversa. E quindi c'è una banca specialist che è obbligata a emettere ogni giorno delle proposte di negoziazione di acquisto e in vendita in modo che ci sia sempre una controparte. Per le aziende più grandi questo non è necessario, ma per le aziende molto piccole, basta andare sul nostro sito, possiamo vedere che quelle molto piccole scambiano veramente poco. E poi ci sono dei costi di struttura che non sono fissi, ma di fatto un'azienda può trovarsi ad affrontare. Quindi se un'azienda prima non faceva l'IAS, ad esempio, ma ha deciso di fare l'IAS, anche se non è obbligatorio a livello regolamentare per certificare il bilancio, perché la ritiene una cosa utile, considerando che l'azienda è internazionale, e quindi avere sul proprio sezione Investor Relations del sito dei bilanci degli IAS, è chiaro che deve dotarsi anche di personale diciamo adeguato, così come il costo di certificazione annuale di un bilancio IAS ha sicuramente un costo. Ma anche se non fosse stato IAS, ogni anno dovrà certificare il bilancio, magari prima non lo faceva. C'è qualcuno, anche se l'investor relator non è obbligatorio, che ha, alcune aziende hanno un investor relator in azienda, o comunque hanno preso una società di comunicazione che e quindi esternalizzato l'attività di investor relation. Quindi ci possono essere dei costi ongoing che sono molto, molto variabili. Piuttosto che, diciamo, una serie di controlli che possono avere comunque, di governance che possono avere comunque dei costi non facilmente quantificabili. Grazie. Grazie mille. Adesso ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito anche in diretta streaming. Per quanto riguarda adesso i prossimi step, è possibile fare una pausa pranzo veloce qui alle officine Cantelmo. Ricominciamo verso le 2:15-2:20. E ci sarà di qua il dottor Corbetta per fare un workshop in questa stessa sala, mentre di là nell'altra sala ci sarà il dottor Benedetti per incontrare e fare eventualmente e rispondere su altre eventuali domande, scendendo nello specifico. Grazie ancora di essere qua e a fra poco.